Emozioni a non finire all'Olimpico gremito per Roma-Milan. I rossoneri hanno una partenza bruciante. Avanza Vernazza tutto solo e con una saetta supera Pudicini in uscita. Il Milan domina centrocampo e Galli, aiutato da Gipoviani, può comodamente cambiare i calzoncini che si erano strappati cadendo a terra. La Roma lentamente aumenta il ritmo per cercare di contrastare i più tecnici avversari. Pestrin si spinge in avanti e dà Selmoson che tocca Schiaffino. La palla poi giunge a Ghiggia che spara al centro. Lidom smorza il tiro ma Schiaffino è pronto ad entrare e a battere Ghiggia. Esultano i tifosi giallorossi e due minuti dopo Schiaffino con un lungo lancio trova Fontana che dal limite dell'area supera Ghezzi con un diabolico rasoterra. La reazione dei rossoneri non si fa attendere. Altafini raccoglie un colpo di testa di Galli e di sinistro scuote la rete romanista. 2-2. Un lancio di Rivera è deviato dallo scattante Altafini ma alla base del palo salva Cudicini. Poi Pestrin allontana. Manfredini preso nella morsa di Lidom, Salvatore e Maldini non riesce a concludere. Schiaffino, vittima di un incidente, esce dal campo. Rientrerà meno matto. In questa occasione passa Pestrin che serve Ghiggia. La piccola ala uruguayana filtra fra le strette maglie della difesa rossonera e centra. Salvatore entra precipitosamente sfiorando l'autogol. Il Milan potrebbe passare ancora. Ronzon però da un passo colpisce il palo a portiere battuto. Su tiro di Ghiggia Ghezzi è fuori causa, ma il montante devia la fucilata. Era scritto che doveva essere un pareggio.